Benvenuti in un nuovo video. Sono molto emozionata perché questo è il primo video, diciamo, più fisso che non sia un vlog, soprattutto che registro in questa casa. Ma no, vabbè, essere onesti, vi ho anche registrato l'home tour di casa vuota e l'annuncio qui in maniera più fissa. Però ecco, in maniera così professionale no, perché non ci sono le softbox, è vero, ma io qua ho il computer e qua ho il microfono per registrare l'audio. Vi chiedo scusa se non sarà perfetto, anche se appunto sto utilizzando il microfono perché essendo la stanza ancora molto vuota e soprattutto essendo il microfono lontano perché devo ancora capire come mettermi, potrebbe non essere il massimo. Vi chiedo scusa, miglioro di volta in volta, piano piano che mi abituerò a fare i video qui. Comunque, perché oggi sono qui? L'avrete sicuramente letto dal titolo, visto dalla miniatura, ma lasciatemi fare la mia solita suspense ormai necessaria e sempre presente nei miei video. Voglio far vedere i miei ultimi acquisti in questo ambito, tutti in realtà della stessa marca, ovvero Nespresso. Quindi questo non è altro che un mega haul solo di Nespresso, di cose che volevo comprare, desideravo alcune, anzi una la desideravo da molti mesi e quindi ho deciso di unire tutto, di cogliere la palla al balzo anche quando è uscita la collaborazione di Chiara Ferragni con Nespresso per appunto farvi un video unico e farvi vedere i miei acquisti. È da mesi che mi chiedete: Marti, non ti vediamo più per il caffè la mattina, non ti piace? Che fine hai fatto? Che cosa è successo? Purtroppo da diciamo circa 3 mesi a questa parte la mia macchinetta del caffè, sempre Nespresso che ho a casa mia, nel senso con i miei genitori, purtroppo si è rotta e anche se l'abbiamo un po' riparata, il caffè non è mai più tornato buono come quello di una volta e quindi non essendo più uguale, avendo una consistenza diversa, per me era diventato devastante la mattina, cioè non era più un piacere berlo e quindi l'ho semplicemente sospeso e l'ho sostituito in attesa di venire qui e comprare una nuova macchinetta, perché il pensiero di comprare una nuova macchinetta e metterla là mi urtava, anche perché ne ho presa una che è diversa rispetto a quella che avevo in casa, vecchia insomma dei miei, e questa nuova che ho preso non ci sarebbe stata proprio a livello di dimensioni, quindi insomma mi serviva necessariamente di portarla qui e provarla qui. Ma andiamo per gradi in questo haul, perché sennò so che sarà un po' confuso, anche se vi dico che è un haul molto particolare, perché oltre a farvi vedere i miei acquisti, vi farò anche vedere come performano, perché soprattutto la macchinetta del caffè vorrei provarla insieme a voi, sono molto molto curiosa. Comunque, l'antefatto è stato fatto. Qui vedete una busta che pesa appunto di Chiara Ferragni, tra l'altro bellissima, mi piace molto, e vi dico subito cosa ho preso e cosa non ho preso. Tutte le cose che vedrete in questo haul io non le ho nemmeno scartate, cioè queste cose di Chiara Ferragni mi sono arrivate nei pacchi, ho soltanto levato il cartone ma non ho aperto le singole cose che ho ordinato, quindi non so se sono giuste, non so se sono rotte, non so se funzionano, non ho visto nulla e nemmeno la macchinetta del caffè l'ho aperta, non l'ho nemmeno provata, quindi vorrei andare a testare la macchinetta del caffè con voi e a vedere proprio spacchettando, rifacendo un unboxing anche queste cose, quindi è un first impressions in ambito caffè. Partiamo subito da cosa ho preso di Chiara Ferragni, che penso insomma sia l'argomento che vi interessi di più, ma anche la macchinetta secondo me. Allora vado a tirar fuori la prima cosa che trovo, che è questa qui, che immagino sia, sì, c'è scritto qua dietro la tazza, perché la prima cosa che io ovviamente ho visto della collezione che avrei proprio voluto subito è stata la tazza, che infatti credo sia la prima cosa a essere andata sold out. Poi vi farò degli zoom da vicino per vederli, perché secondo me queste cose, questi pack sono molto graziosi, quindi dopo quando l'apriamo vi avvicino, non vi preoccupate, adesso vi faccio solo un haul così e poi per aprirli appunto zoom. Quindi la tazza, poi ho preso il termos, sì, la travel mug la chiamano loro, io continuo a chiamarlo termos e mi rendo conto che sia molto meno fashion, mamma mia che paura. Comunque la travel mug è, credo, diciamo un porta caffè o freddo o caldo in giro, insomma è una tazza chiusa praticamente. Poi ho preso le cialde, queste qui classiche, e già qui vi do un bello spoiler su che tipo di macchinetta posso o posso non aver preso. Sono 5, 1, 2, 3, 4, 5, sì, quindi 5, diciamo, come si chiamano? Tubicini di quelli classici in espresso in cui sono presenti appunto le cialde. E qua c'è scritto il consiglio di Chiara: prova alcuni dei miei caffè preferiti. Quindi lei avrà fatto una selezione di quelli già presenti di Nespresso. E ci sono come gusti, se vi può interessare, in quelle che ho preso io, quelle classiche, quindi non so se le altre, quindi quelle per la Vertuo, siano diverse. Qui abbiamo ispirazione ristretto italiano, mai provata,
Ispirazione Roma, ce ne sono due, anche questo mai provato. Poi il freddo intenso, provato buonissimo, e lo scuro, provato, mi piace abbastanza. Quindi diciamo che tre non le ho, cioè due in realtà non le ho provate, altre due sì, quindi insomma curiosissima, e sono abbastanza, ma il pack è meraviglioso, l'ho preso principalmente per quello. E infine, qua va detto che sono stata molto indecisa, ma alla fine l'ho preso, ho preso anche questo qui, che sarebbe l'Areoccino, appunto brandizzato da Chiara. Allora, e voi direte, quindi Marti, che cosa hai preso praticamente? Praticamente, se vogliamo dirla tutta, ho preso tutto. Le uniche cose che sono rimaste fuori sono le altre cialde, che però erano per la macchinetta Vertuo, che io non ho, e rimanevano poi le due macchinette, quindi quella classica brandizzata e quella Vertuo brandizzata. Il punto è che qualcuno di voi mi ha detto, Marti, devi assolutamente prendere la macchinetta, sarebbe benissimo in casa. No, semplicemente per il fatto che, a parte, vi dico la sincera verità, secondo me erano proprio brutte, cioè erano brandizzate male. Ora, non che io sia nessuno per dirlo, però vi dico che da appassionata di estetica, comunque da persona che lavora nell'ambito della comunicazione, secondo me poteva essere fatto un lavoro migliore. Cioè è proprio stato preso il logo di Chiara e messo sulle macchinette, mentre qua secondo me c'è questa texture del logo di Nespresso che si alterna all'occhio di Chiara, è molto carina, semplice ma carina. Secondo me le macchinette sono uscite un po' trash, nonostante i colori mi piacessero, secondo me erano troppo pesanti e onestamente non me la sono sentita di comunque brandizzare un oggetto tanto importante. Già l'Areoccino è comunque un oggetto importante, però sicuramente meno di una macchinetta, e comunque perché comunque le due macchinette non le volevo, cioè ne volevo un'altra, che poi è quella che ho preso e che adesso vi mostro. Allora, qui ci sono, vabbè, altre cialde che mi hanno dato con l'altra macchinetta, però a questo punto ve le mostro dopo. Eccola qua, non so se si vede già da subito il nome, sì, ok, si vede subito. Ho scelto la mia macchinetta del caffè per la nuova casa, che è appunto, come potete notare, la Lattissima One. Ve la alzo così magari la vedete meglio, ed è una macchinetta innanzitutto bianca, l'ho presa perché è presente in due colorazioni, nera e bianca, e siccome comunque il mood della casa è molto bianco, mi piacerebbe anche proseguire con gli elettrodomestici bianchi. Peccato che non esista la televisione completamente bianca, però la macchinetta mi sarebbe sempre piaciuta bianca, anche perché la mia era color crema e mi ci ero trovata benissimo. Perché ho preso questa? L'ho presa principalmente perché ovviamente fa i cappuccini. Cioè, qual è la differenza tra questa e la macchinetta che ho adesso? Che la macchinetta che ho adesso fa caffè e caffè lungo, questa fa caffè lungo, ora ve li dico tutti, fa l'espresso, il caffè lungo ovviamente, l'espresso macchiato, il cappuccino e il latte macchiato. Cioè fa tutte queste tipologie, perché appunto ha questa parte, poi dopo ve la farò vedere meglio, questa qui dove si inserisce il latte, che appunto permette di in qualche modo fare la schiuma e poi mischiarlo già direttamente in questa stessa macchinetta al caffè, e quindi di far venire appunto tutte queste tipologie di bevanda. E mi incuriosiva tantissimo, oltre che a dirvi la sincera verità, secondo me esteticamente era la più bella. E voi direte, vabbè, l'hai presa solo per quello? No, vi devo dire che io sono un amante del cappuccino, lo sapete se mi seguite da prima che inizia, che smettessi di prendere il caffè la mattina, saprete che io il caffè senza latte non lo bevo, quindi bevendolo sempre solo con il latte, ovviamente una macchinetta così mi fa molto comodo, perché addirittura mi permette di bere un caffè come lo dico io, quindi sempre macchiato, cappuccino eccetera, ma molto più buono perché è fatto da una macchinetta, che sicuramente è meglio di come lo farei io. E qualcuno allora mi dirà, Marti, ma allora perché hai preso l'Areoccino di Chiara Ferragni, che fa esattamente questo, cioè il latte schiumato da aggiungere al caffè? Le risposte sono due. La prima è che potrei voler semplicemente bere del latte schiuma, che è molto più buono del latte, cioè per me almeno ovviamente, normale, nel senso del latte da frigo che uno butta giù. Mi piace molto di più che si abbia un po' di schiuma e che sia appunto più goloso, diciamo. E in secondo luogo perché lo trovo un oggetto esteticamente bellissimo, non me la sentivo di comprare una macchinetta completamente brandizzata, ma un Areoccino, che comunque è una cosa un po' più easy, sì. Il regalo con questa macchinetta mi hanno dato questo set di cialde, che però non riesco a capire quale sia, quindi adesso lo apro insieme a voi e vi dico. Ok, pensavo fossero 14 cialde dello stesso gusto, invece sono 14 gusti diversi, perché magari entra per la prima volta nel mondo Nespresso e vuole provare più gusti e capire quale faccia più per lui. Allora, ci ha raggiunti Mamma Smiley, eccoci qui accanto a me. Vi dico subito, perché qualcuno so che potrebbe fare il furbo, questo non è uno spoiler delle sedie, perché loro il video delle sedie del divano lo vedranno domenica. Certo. Quindi questa è una sedia brutta, questa che papà ha preso dal garage, non è la sedia giusta, quindi non so che pensava di aver sgamato le sedie. No.
Allora, adesso che ci ha raggiunti anche lei, possiamo fare l'unboxing di ogni cosa, perché io gli stavo dicendo che non ho provato niente, non ho aperto nulla. Allora, devo questo, anche se poi ce lo rimetto perché è troppo bellino. Pensa se c'è un'altra cosa dentro. Se è sbagliato. Oppure esatto. È rotta, ti immagini? Non sembra rotta. Veramente riflette tutto. Eh sì. Beh, dopo ve la faccio vedere dove non riflette, però è bellissima e soprattutto la cosa che colpisce è che pesa tantissimo. Senti quanto pesa. Sì. Poi andiamo alla seconda magari cosa. La lavare prima però. Sì, certo, ovviamente una lavata sì. Ok. Questo è la mug, quindi la diciamo tazza chiusa. Sarà questa? Non lo so. Io non ho aperto nulla. Forse l'hai aperta al contrario, no? Oddio, che paura, ragazzi, perché c'era scritto Nomad Collection, che in realtà significa appunto è la collezione nomade, quindi delle cose che ti porti in giro. In realtà logicamente ha un senso, però per un secondo non pensavo fosse questa. Ma anche questa stupenda! Pesa anche questa tantissimo. Mi sfugge solo una cosa. Ma questa non la bevi? Okay. No, lo devi aprire. Tra l'altro mi ha fatto troppo ridere. Ma va? No, nel senso che mi ha fatto troppo ridere. Però voglio dire, solo per mantenere. Però cioè, questa cosa deve servire a qualcosa. Non lo so. Ok. Perché oggi ho visto un video di Chiara in cui faceva vedere come la usava. E lei ci beveva. E quindi infatti, ho detto, ma dove l'ha bevuto? Così. Ah, si spinge quello. Si spinge. E rimane leggermente, non so se vedete, qua esce il caffè, quando voi andate giù un pochino esce, non abbastanza da sbrodolarvi ma a sufficienza per bere, poi pigiate di nuovo e si richiude e automaticamente appunto il caffè non scende. Molto carino, questo mi piace tantissimo. Senti anche questo quanto pesa, mami. Andiamo con questo, che è appunto l'arioccino. Smontato. Oh. Attenzione. Vabbè, perché questo è elettrico, ovviamente. No, questo è un manuale di istruzioni. E qua c'è questo, che immagino sia il coperchio. Allora, questo serve per fare il latte, appunto, la schiuma del latte. Tra l'altro sono molto contenta. Ah, perché sotto, sotto va a mettere, sì. Ok, no, sotto in realtà va messo qua, immagino. Questo non lo proviamo perché adesso non ha alcun senso, va studiata, eccetera. Ecco, qui apro la mia bancarella dedicata a Chiara Ferragni. Allora, questa è la tazza vista più da vicino e senza appunto le ombre che c'erano prima. Secondo me è bellissima, vi ripeto, un vetro molto molto spesso. Molto bellina. Anche questa, devo dirvi, mi piace un sacco. Mi dispiace che il rosa sembra molto più pallido di quello che è nella realtà. Mi piace il fatto che sia molto sobria anche da portare in giro. Poi c'è questo, immaginiamocelo, diciamo, già montato. Aspetta che mo non ci riesco. Sono riuscita fino a mo. Ok. Ovviamente questo è solo un esempio. Secondo me molto carino. Ovviamente non starà mai qui, però possiamo ipotizzare che stia, non lo so, o qui sopra. Oppure, vi dico ancora meglio, qua, già qui, sistemato meglio, non con questi, ma magari con questi pieni di pasta, non lo so, io lo trovo molto carino, esteticamente mi appaga, ecco. Mi piace il fatto che sia rosa e non i classici, in espresso neri, grigi, scuri, questo trovo che, non lo so, sia carino. Adesso procediamo con questa. Queste sono tutte le cose che può fare, qui la spiegazione insomma dei pulsanti. Eccoci qua, io e mamma l'abbiamo montata, abbiamo fatto tutti quei passaggi anche noiosi per pulirla, quindi no, sapete, tipo premere il pulsante 3 volte e purificare, insomma pulire l'acqua, cioè pulire la macchinetta, vedere se la scalda eccetera eccetera. Pare funzionare tutto e la macchinetta andrà a utilizzare la quantità di latte che vede qui. E come potete vedere, diciamo che questo è un caffè con un pochino di latte, questo è un cappuccino e questo è un caffè latte, cioè un latte macchiato, scusate, questa è la massima quantità di latte che può mettere. Questo è opzionale, se avete la tazzina piccola qua, altrimenti se avete una tazza più grande, magari per un caffè lungo, lo levate, insomma.
Ancora? Poco. Basta. Basta? No, forse un pelo di più. Poco, poco, eh. Ok, perfetto. Allora, riproviamo così. Carino! Carino! Io lo reggo perché mi sembra che ha paura di spugna. Carino! E mo' il caffè? Ci ho dei miei ometti. Aspetta, sei sicura? No! L'hai premuto? No, che non l'ho premuto. Infatti, perché non serve, secondo me? Miracolo! Che bello! Ma bellissimo! Ma bellissimo, domani me lo vengo a fare qua. Mamma mo' verrà solo per il caffè. Esatto. Ma mo' lo stai facendo lungo corto. E che ne so, non l'abbiamo regolato. Visto tra l'altro come ci stanno belline le tazze, queste qui che ho comprato, non a te mamma, a queste belline che ho preso da Maison du Monde nere, bellissime. Stiamo per provare, l'abbiamo fatta entrambe. Hai già assaggiato tu? Sì. Ma tu sei... Tra l'altro io ho preso il primo, faccio io la Gaia, quindi se muoio stai per me. Meglio di quello del bar. Buonissimo, meglio di quello del bar. Io domani mi porto la tazza. Mio padre domani mette, io sarò. Mi voglio fare il cappuccino. Ma io voglio fare il cappuccino con la schiuma. Buonissimo, raga. Buono anche però questo proprio caffè, che è ispirazione Roma. No, sì. Grazie Chiarona per il consiglio. Sto facendo così perché scotta tantissimo, Però. Ma perché mi piace darlo? Buono. Veramente buonissimo. No, ma guardate che belino. Tra l'altro posso dire, ma che gusto ha avuto nello scegliere le tazzine nere. Cioè con il bianco di questo appunto latte e il marroncino, ve lo giuro, un mood in cui voglio vivere perennemente. Bellissimo. Che dirvi amici, io veramente molto soddisfatta degli acquisti. Tutte le cose di Chiara non vedo l'ora di provarle, però in quanto cose nuove devo provarle quando verrò qui a vivere, che tanto ormai insomma ci siamo quasi, e voglio che la tazza appunto venga utilizzata per la prima volta quando sarò qui in pianta stabile. Lo stesso vale per la mug e lo stesso vale per l'aerocino, che in realtà andrà proprio capito come insomma utilizzarlo. Se avete consigli scrivetemeli ovviamente qui sotto. E la macchinetta è fantastica, esteticamente non potevo fare scelta migliore, ma me ne ero già innamorata da tempo. Per ora l'unica cosa che ho provato, quindi diciamo un espresso macchiato con caffè caldo, buonissimo, cioè più buono di quello del bar. Soddisfattissima da questo punto di vista. Rimanere qua e veramente molto contenta. Io spero che questo video a metà tra un haul, un vlog, un test vi sia piaciuto. Fatemi soprattutto sapere se avete comprato qualcosa appunto della collezione di Chiara Ferragni per Nespresso, sono molto curiosa, scrivetemelo nei commenti. Vi mando un bacio, un abbraccio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.